La trattativa è stata lunga ed è durata ben 7 mesi, ma alla fine si è giunti alla fumata bianca di una svolta che potrebbe essere apripista anche in altri settori, approvata dopo l'incontro in Regione Veneto per i 200 lavoratori dell'Hotel Bauer a Venezia, la cassa integrazione straordinaria per 24 mesi. Il prestigioso albergo a San Marco, vicino al cuore di Calle 22 Marzo, ha chiuso i battenti, come si ricorderà, per un importante lavoro di restauro lo scorso 1 novembre. Poi, il 9 gennaio, era stata ritirata dalla società austriaca titolare dell'hotel la procedura di licenziamento collettivo, ora l'accordo che garantisce gli ammortizzatori sociali per i lavoratori. Cassa integrazione che non prevede solamente l'80% di retribuzione come avviene normalmente in questi casi, ma anche attraverso un percorso formativo il 20% in più di retribuzione. La soddisfazione espressa dai sindacati CGIL e UIL che hanno partecipato alla trattativa insieme a Confindustria Veneto Est e all'Ente Bilaterale del Turismo Area Veneziana, nelle parole di Renato Giacchi. Retribuzione che verrà anticipata dall'azienda e che consentirà ai lavoratori di avere uno stipendio più alto. In base all'accordo raggiunto, i lavoratori percepiranno un'indennità media di 1.300 euro netti, un'intesa che potrebbe essere apripista anche per altre analoghe situazioni. Auspichiamo che questo accordo sia propedeutico anche per altre trattative o per altre discussioni, perché ricordiamo che ad oggi purtroppo non esiste una cassa integrazione a 0 ore specifica per il settore del turismo.